Voglio ringraziare in modo particolare il vicepresidente vicario FIPE, ovvero Federazione Italiana Pubblici Esercenti, che è Aldo Maria Cursano. Buongiorno. Buongiorno. Lui è una persona con ovviamente la federazione, quindi un po' il portavoce della federazione, che si dà molto da fare proprio per le tematiche che stiamo affrontando oggi, perché cercate di capire che l'alimentazione, a partire dalla spesa che noi facciamo tutti i giorni, è fondamentale sia per gli sprechi e sia per l'utilizzo proprio che ne facciamo, ma anche per tutto l'ambiente. Il futuro del mondo dipende dalle scelte che quotidianamente noi facciamo, dalle piccole alle grandi cose, da quando andiamo al supermercato, da quando scegliamo un prodotto rispetto a un altro, perché dietro a ogni bene e servizio c'è veramente il mondo. Allora, essendo che il cibo è una grazia di Dio, sprecarlo è peccato, bisogna dirlo, perché comunque sia questo bene deve arrivare comunque al consumo, e l'equilibrio con la terra, con i tempi, con la stagionalità rappresenta quel rapporto di equilibrio che si è perso. E vogliamo tutto e subito, gli stili di vita sono stati profondamente condizionati da un sistema che ha stressato la terra, che in qualche modo ha creato e prodotto inquinamento. Queste famose emissioni nocive, no? E la terra, da bene comune, sta diventando un problema comune, perché ci viviamo, cresciamo, diamo la prospettiva ai nostri figli. Ecco perché questo senso di responsabilità sociale, che tocca anche il mio mondo, dei pubblici esercizi, del bar, dove si creano gli stili, dove in qualche modo si imita, ecco, dove si creano gli stili, la responsabilità di guidare, di educare, di dare l'esempio, di fare in modo che ogni cosa sia in funzione proprio di questo equilibrio, del rispetto dell'ambiente e del nostro contesto. E del nostro pianeta. Voi siete un po' gli influencer, oggi c'è questa parola, no, che va tanto in uso, che poi fondamentalmente è proprio questo, cioè quelli che fanno da traino. Da Carla, perché volevo sentire il vicepresidente FIPE, perché vorrei capire proprio praticamente che cosa state facendo voi, pubblici esercizi, perché effettivamente noi abbiamo bisogno poi di avere degli strumenti per poter risparmiare, per non sprecare. Che cosa fate? Indirizziamo la categoria, i nostri chef, i nostri ristoratori, i nostri bar, proprio a puntare soprattutto sulla stagionalità e soprattutto proporre menù meno assortiti, più concentrati, ma che siano l'espressione, i colori, i sapori, i saperi del territorio durante quella stagionalità. Bello. Cambiare i menù più volte legati alla stagionalità, e quindi in qualche modo abituare il consumatore, rieducare il consumatore anche ad apprezzare i piaceri, i sapori, la genuinità, e quindi diffidare di tutti quei prodotti che sono in qualche modo una costruzione fantastica, atmosferica, costruita fuori dalla stagione. Quindi dobbiamo andare ogni giorno a fare la spesa. Assolutamente, ma farla con estrema attenzione. È l'ora di finirla con le carrellate di 200 euro. Se serve quell'insalata, se serve quel prosciutto, se serve quel prodotto per il nostro bambino, è inutile andare e poi farsi travolgere dalle promozioni. Poi si va per appunto prendere il prosciutto non si prende, ma si prende 200 euro di inutilità che poi buttiamo. Ecco.